Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Non so se si sente dal tono della mia voce, però sicuramente avrete letto dal titolo, che il canale è giunto al capolinea. Non pensavo che, questo giorno sarebbe arrivato così presto. Pensavo di fare ancora un po' di strada qui su YouTube, però mi rendo conto che ho perso qualsiasi motivazione, desiderio, appunto per fare i video. Per questo motivo, il video che state vedendo sarà una raccolta di varie clip che mettevo da parte proprio per questo video che pensavo di pubblicare molto più avanti durante la mia avventura su YouTube. È stata un'esperienza davvero molto bella. Ho conosciuto tantissime persone, ho ricevuto tantissimo affetto in tutti i sensi, ho raggiunto anche dei traguardi molto importanti dal mio punto di vista, perché il mio canale ha raggiunto quota più 4.200 iscritti senza, e sottolineo senza, corsie preferenziali, non perché sono amico di, non perché ho fatto collaborazioni con, ho fatto tutto da solo e questo mi rende particolarmente orgoglioso e anche fiero appunto del percorso che sono riuscito a portare a termine. E niente, io spero che in questi anni i miei video in qualche modo siano stati di aiuto, siano stati di intrattenimento per le vostre giornate, perché ricordiamo che qui su YouTube si fa intrattenimento. Una persona magari dopo lavoro apre YouTube, vede un pochino di canali, guarda il video, passa il tempo e poi torna a fare quello che stava facendo. Quindi io, ragazzi, vi posso solo ringraziare di tutto quanto e vi lascio alla clip che avevo preparato. So che è un giorno triste, però dobbiamo essere forti tutti quanti. Clip finale. Volevi! Vole, guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Per chi non lo avesse capito, si trattava di un pesce di aprile. Ho cercato di dare il massimo attraverso il mio solo audio che ho potuto mostrarvi, in quanto non possedendo una webcam, non ho potuto mostrare anche delle espressioni facciali che forse vi avrebbero convinto maggiormente. A tal proposito, vi ricordo che le donazioni sono sempre attive e con i soldi che andrò a ricavare anche durante le live, ho intenzione di comprare questa benedetta webcam, ovvero la C922. Quindi, per chi mi volesse supportare, link in descrizione per le donazioni e per gli sponsor. Faccio anche gli auguri di buona Pasqua a tutti voi. Non mi sono scordato, tranquilli, dovevo cercare di essere il più convincente possibile all'inizio. Siamo con il cacciatorpediniere Black. Cacciatorpediniere che si può ottenere solo vincendo 5 stagioni delle Ranked Battles. I soliti siluri preventivi di Devi vanno a segno. 14.829, attiviamo il radar e quella Benson, come potete ben vedere, è rimasta 572. Ma cosa dico? È rimasta a 0 prima kill e siamo tutti quanti più felici. Vediamo un pochino la partita. Comunque, ragazzi, continuerà ad andare avanti. Cercherò magari di parlare un po' del più e del meno. Siete tantissimi, tra l'altro, che mi seguite durante le live. A me questa cosa fa particolarmente piacere. Per quanto riguarda il discorso Twitch, l'ho un pochino accantonato perché mi rendo conto che, comunque ripartire da zero è abbastanza complicato. YouTube alla fine è dove ho iniziato tutto quanto e quindi mi sembra doveroso anche portare delle live appunto su YouTube. Ciononostante, ci sono persone che hanno seguito per un paio di mesi i miei contenuti su Twitch e le ringrazio da questo punto di vista. La partita continua ad andare avanti, noi andiamo verso il settore di Bravo. Ogni tanto dico quello che sta succedendo in partita per chi
chiarezza. Abbiamo catturato Alfa, abbiamo distrutto il cacciatorpediniere, continuiamo ad avanzare e dietro quell'isolotto sappiamo che c'è l'incrociatore britannico. Abbiamo fatto per il momento 15.400 danni, tutti sul cacciatorpediniere nemico. Tra l'altro, ragazzi, io vi ringrazio nuovamente perché il supporto che mi date è qualcosa di impressionante. Siete tantissimi che mi seguite durante le live, l'ho già detto, ma anche nei video, quelli normali, siete davvero tanti. Noto un crescente aumento di visualizzazione, quindi ciò significa che i miei contenuti, come dico sempre, vengono apprezzati. E sono molto orgoglioso di questa cosa perché i miei numeri, i numeri che faccio con il mio canale, sono anche superiori alle volte a canali con molti più iscritti di me. Segno che la community che ho costruito in questi anni e di cui voi fate parte è una community sana, una community buona. Da tutti i punti di vista, senza flame, quelle cose lì, perché comunque chi crea flame viene messo subito da parte e viene bloccato. Io non do spazio a coloro che insultano sul canale, quindi ci tengo anche a specificare questa cosa qui. Il mio obiettivo è creare una community sana e fortunatamente ce la sto facendo alla grande. E quindi dicevo. Video molto seguiti, live molto seguite, i ringraziamenti non si sprecano e quindi vi ringrazio nuovamente. Nuova kill sull'incrociatore inglese di livello 8. Facciamo un'ottima kill, siamo a 36.000 danni. Per il momento le prime due kill le abbiamo portate a casa. Tra l'altro su questa nave monto bandiere economiche, quindi insomma, esperienza libera e crediti saranno davvero molti, perché già vengono incrementati con la nave premium. In più abbiamo il bonus delle bandiere, insomma, di cosa stiamo parlando. E quindi vediamo un pochino di cosa vi devo parlare. Cerco di fare mente locale delle cose che mi chiedete. Sono tante, se devo essere sincero, e cerco di rispondere sempre, soprattutto durante le live. Una cosa in particolare che mi chiedete. Ah, ecco, mi è venuto in mente. Faccio anche i complimenti al mio clan Regia Marina perché tutti quanti insieme abbiamo raggiunto un traguardo davvero molto interessante, ovvero abbiamo sbloccato il quartiere generale al massimo. Adesso nel clan possiamo accogliere fino a 50 persone, appunto, che possono entrare. Ci sono dei piccoli requisiti da dover soddisfare, semplicemente perché comunque i ragazzi fanno, anche le clan wars e nelle clan wars sono richieste determinate, diciamo, navi, tipo le navi di livello 10. O comunque un pochino di esperienza in più. Attenzione, non cerchiamo giocatori, i pro player, quelli li lasciamo ad altri perché noi siamo qui per divertirci, non siamo per competere su un gioco. Già questa cosa sinceramente mi fa sorridere, il competitive sul gioco. Ma devi giochi, c'è la parte competitive, fanno anche i tornei. Ok, ma a me sinceramente non mi interessa nulla. Se dovete entrare, sappiate che qui ci dobbiamo prima di tutto divertire. Lo ripeto, divertire. Quindi ci sono un po' di posti liberi. Se siete interessati, potete fare richiesta appunto nel clan e poi tutti quanti decideremo insomma chi accettare o chi rifiutare. Ripeto, se avete 10 partite, evitate di fare richiesta perché, come ho detto, ci sono dei requisiti da dover soddisfare anche. Cerchiamo di dare spazio a giocatori attivi e che sono realmente interessati al gioco. Voi mettete, fate un esempio, entrate nel clan, fate 10 partite e poi non giocate più. Insomma, sarebbe anche una mancanza di rispetto per coloro comunque che passano il tempo su questo gioco. Quindi ancora i complimenti a tutti i membri del mio clan, anche perché purtroppo mi è stato detto che alcune volte sono presi di mira, non facciamo nomi però, da altri clan italiani, semplicemente perché sono hater nei miei confronti e quindi dicono parole pesanti anche nei confronti dei miei
del mio clan, dei giocatori del mio clan. Questa cosa, ragazzi, la trovo davvero molto fastidiosa e di una bassezza davvero incredibile. E io il consiglio che ho dato ai membri del mio clan è quello di ignorare tali offese. Se dovete offendere, ragazzi, mandate i messaggi a me. Ci sta Facebook, ci sta YouTube, mandate i messaggi di insulto nei miei confronti, tanto poi ci metto 10 secondi, leggo, mi faccio una risata e vi blocco. E ripartiamo da zero, perché come ho detto prima, il mio obiettivo è quello di creare una community sana. Gente del genere con me non trova spazio. Quindi ho fatto anche questo chiarimento che dovevo fare già da un po' di tempo, però colgo l'occasione, visto che parlo del più e del meno, lo dico in questo video. Siamo arrivati a 4 kill. Quasi 60.000 danni, non è una cifra che mi fa emozionare, però la cosa particolare è che ogni volta che gioco questo cacciatorpediniere e lo porto sul canale, puntualmente faccio un bel numero di kill. Nuovi siluri non sono velocissimi, però come avete visto, se vanno a segno sono davvero letali. Siamo spottati dal radar, sicuramente dell'incrociatore Death, ce ne freghiamo altamente perché comunque abbiamo un bel po' di vita e lui sicuramente deve pensare anche alle altre navi che stanno avanzando. Per quanto riguarda l'incrociatore, come ho detto, chi mi segue durante i live, sto sbloccando l'incrociatore giapponese, poi penso di sbloccare l'incrociatore sovietico, non sono sicuro al 100%, vi terrò aggiornati. A tal proposito, vi ricordo la pagina Facebook per non perdere nessun aggiornamento che mi riguarda, magari quando vado in live. Vi ricordo anche di attivare le notifiche, la famosa campanella su YouTube, perché altrimenti io vado in live, non vi arriva la notifica e poi dite: "Mannaggia, mi sono perso la live". Se tu avessi attivato la notifica, non l'avresti persa. Live comunque che sono disponibili anche su YouTube, infatti le live non vengono cancellate. Cosa devo dire di più? Ho parlato degli auguri di Pasqua, del clan, dei messaggi. A questo punto direi che posso continuare a parlare della partita. Ci manca una sola kill per arrivare al Kraken. Come vedete, quella Magi no, niente. La Magi viene letteralmente bruciata dalla Zao, incrociatore che spero di sbloccare il prima possibile. In lontananza vediamo la corazzata di livello 8 francese e niente, continuiamo ad avanzare. Spottiamo l'incrociatore di livello 9 tedesco, fa davvero molto male qualora mi dovesse colpire, però noi ce ne freghiamo altamente, come vedete. Diminuiamo la velocità, lui ci spara, siamo sicuri che non ci va a prendere, o perlomeno speriamo che non ci vada a prendere, e iniziamo con le HE. È l'ultima nave disponibile per sperare di beccare il Kraken, quindi dobbiamo sparare tutto quello che abbiamo. Lui è a 6400 punti, però viene puntato, vedete, un pochino da tutto il team, dal mio team. Quindi dobbiamo fare il più velocemente possibile. Siamo fermi, non abbiamo il fumo, non fa niente. È un rischio che intendo correre. Vediamo un pochino come va a finire. Continuano a cadere le HE, arrivano delle AP, attenzione, attenzione, 5500, 4958, vediamo un pochino, 2100, 1800, no, niente, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Volevi! Vole, guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Ragazzi, quello che dovevo dire l'ho detto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a lasciare un mi piace e se possibile una condivisione per aiutare sempre di più il canale a crescere. Come detto, video terminato, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!